Oggi dal direttore vengo a sapere che per l'incontro sul libro, che è andato benissimo, la chiesa era meravigliosa e non posso che compiacermi della civiltà di Agrigento, il direttore aveva chiesto il teatro e il sindaco, tale Firetto, glielo ha negato. Ora io non so bene chi sia Firetto, insomma, l'ho visto una volta o due, abbiamo anche, quando ero assessore, fatto alcune cose sulla ricostruzione dei templi. Però se fosse vero che lui ha dato ordine allo Monaco di cancellare due spettacoli, vuol dire che allora è guerra aperta, e io non consiglierei uno di fare guerra con me, perché il diniego del teatro per presentare il libro in cui nessuno ha parlato di politica mi sembra abbastanza coincidente con l'annullamento delle due date. E questa è una delle più piccole accademie d'Italia, siamo a 100 km del resto dall'Africa, quella d'Agrigento, ma le attività nostre sono paragonabili alle più grosse accademie, università di belle arti d'Italia. Nel nostro piccolo stiamo facendo quello che le altre accademie dovrebbero fare. Ci sono altri momenti? Ci sono stati tanti momenti belli e culturali e ci saranno altri momenti. Non vi anticipo niente, ma sicuramente prossimamente l'Accademia farà delle cose belle per la città. L'offerta culturale dell'Accademia è sempre al passo coi tempi? Certo, l'offerta culturale è quella tradizionale con i corsi, le facoltà di pittura, scultura, decorazione e scenografia.